Voglio darvi una notizia in esclusiva mondiale, sensazionale. Tenetevi forte perché vi devo dire che, rullo i tamburi, l'europeo è finito. E voi direte, Luca, sei matto? Sei ancora ubriaco dei fiumi di birra bevuti durante tutta la serata per festeggiare il trionfo dell'Italia? No, è un piccolo promemoria. È un piccolo promemoria per ricordarvi che tutto quello che è accaduto in questo mese fantastico ora dobbiamo accantonare e mettere da parte e dobbiamo ragionare su quello che sarà il futuro della Juventus e anche della nazionale italiana. Prima di tutto un mi piace a questo video, vi ringrazio per il supporto che mi state dando in questi giorni, siete super calorosi e so che anche durante l'estate non avete voglia di vedere il mio faccione, eppure siete sempre qua insieme a me. E ovviamente scaricate OneFootball, che è lo sponsor di questo canale YouTube e che ci permette di rimanere aggiornati sui movimenti di calciomercato che stanno iniziando. Locatelli è il nome caldo, caldissimo, che brucia, è rovente e se non si chiude adesso non si chiude più. Quindi aspettiamoci veramente da parte della Juve una mossa decisiva in queste giornate e seguite e monitorate tutta la trattativa su OneFootball. Io oggi però voglio parlare di Bonucci e di Chiellini, e di De Ligt e di Allegri. Vedete questo intersecarsi azzurro e bianconero? Tra l'altro bianconero è solo per Bonucci, perché Chiellini ufficialmente non è più un giocatore della Juventus. Arriverà rinnovo? Molto probabilmente sì. Sapete che non mi piace dare percentuali se non quella legata all'1% che ZZ si è portata a casa la qualificazione alla Champions e all'Europeo. Però Chiellini al 99% rinnoverà con la Juventus su richiesta di Massimiliano Allegri e dopo un europeo del genere penso che sia assolutamente improponibile da parte della Juve non proporre almeno un ultimo anno a Giorgione, anche solo per farlo salutare in maniera dignitosa dai tifosi allo stadio che speriamo potranno essere presenti. Io ve l'ho detto, tra l'altro ne ho parlato l'anno scorso, la prima partita che vado a vedere la Juventus, Chiellini e Buffon sono titolari, quindi per me è stato clamoroso poterli incontrare, conoscerli al vivo entrambi, è stato qualcosa di stupendo, di meraviglioso e sono contento che per tutti e due sia andata molto bene la carriera. Buffon col Mondiale, Chiellini con l'Europeo, una marea di scudetti, è andata male per la Champions, ma ci stiamo lavorando e ci lavoreremo. Sono veramente contento di vedere un Chiellini che finalmente può alzare la Coppa. Però ragazzi, bisogna ragionare e fare i conti con il tempo, appunto. Buffon non era presente all'Europeo proprio per un discorso legato alla continuità, al fattore di cambiamento. Bisogna comunque creare nuove generazioni di giocatori. Buffon poteva essere il terzo portiere, ad esempio, ma è giusto che sia stato Meret. È giusto che un giovane come lui possa aver respirato l'area della nazionale, chissà, un domani, dato che, vabbè, Donnarumma è il primo, rimane il primo, però Sirigu non sarà il secondo ancora a lungo. È stato preso più come uomo spogliatoio che per altro. Quindi Meret si candida come effettivo secondo della nazionale italiana dei prossimi anni. L'europeo dura un mese, l'europeo ha tatuato la maglia azzurra sul petto e nel cuore dei giocatori. Giocare per un club, giocare per la nazionale è diverso, sarà sempre diverso per alcuni giocatori, non per tutti. Per dire, Giorgio Chiellini, Juve nazionale, la gioca con la stessa intensità perché è 15 anni che gioca per quella maglia. E il fatto di essere italiano da 37 è quasi equivalente ad essere Juventus, cuore pulsante della Juve, da 15. È inutile. Stessa cosa valeva per Buffon, nonostante la parentesi al PSG. Non credo che valga per Bonucci, per quel discorso legato al Milan. E lì ci ha veramente dimostrato che sì, è un grandissimo calciatore, gli va riconosciuto tanto, ma a livello di affetti, poi ovvio che sono decisioni sue, e l'abbiamo sempre detto dal primo giorno, a livello professionale ognuno è in grado di prendere le sue decisioni, ma a livello di attaccamento alla maglia non si è dimostrato al massimo, ci ha pure esultato in faccia e ci ha detto di sciacquarci la bocca. Questo è un altro discorso legato al passato. Ma vi dicevo all'inizio che è finito l'europeo perché da domani Bonucci rimarrà, continuerà a essere il pagliaccio, l'uomo di merda, quello che simula sempre. Chiellini è il nasone, è quello sempre per terra, è quello che ha detto Juppei. Buffon è lo scommettitore bestemmiatore nonostante il mondiale. Cannavaro è l'homme merde, no? Sono cose che non cambiano, ma è normale che sia così. Per dire, io Materazzi gli voglio un bene da matti per quello che ha fatto con la nazionale, gli sarò sempre riconoscente per avermi fatto vincere il mondiale, ma io con i miei occhi l'ho visto subito dopo Berlino, Juventus sconfitta in finale di Champions col Barcellona.
Materazzi che se la ride, l'ho visto con i miei occhi. Quindi non posso farmelo risultare simpatico. Anche sui social tante volte potrebbe stare zitto. Però in nazionale ho amato quel suo ricevere una testata, ho amato quei suoi gol pesantissimi, il suo rigore decisivo in finale, la sua inzuccata a Berlino proprio, nello stesso stadio. Nello stesso stadio l'ho amato e l'ho odiato. A distanza di 9 anni. Nell'arco di 9 anni, quasi un decennio, si è fatto amare e odiare in una notte d'estate. È giusto che sia così, è logico che sia così. Ma questo lasciamo da parte, per quello che vi dico, non cambierà niente, è finito l'europeo. È la concezione anche di Federico Chiesa, no? Prima dell'europeo era il tuffatore, il simulatore, il quadrado 2. Non pensiate, veramente, vi chiedo una cortesia, non pensiate che queste cose possano mai cambiare. Ma parliamo di concreto del profilo sportivo di campo, perché Massimiliano Allegri chiede il rinnovo di Chiellini. Massimiliano Allegri ha allenato Leonardo Bonucci, c'è stato un po' di attrito tra i due, poi tutto sistemato nell'ultima stagione di Allegri, che è stata quella del ritorno di Bonucci in bianco-nero, e aggiungiamo un tassello al puzzle che è Matthijs de Ligt. Chi sono i titolari, dato che ci sono anche Demiral e in questo momento Rugani ed eventualmente Dragusin? I titolari, per quanto mi riguarda, sono Chiellini e de Ligt. E lo so che Chiellini e Bonucci è una coppia perfetta, e lo abbiamo visto, ma i titolari sono quei due. Ma per un semplice motivo, sono i due migliori, ok? Quindi per titolari io intendo i due migliori. Sarà questa la coppia tutto l'anno? No. No, no, perché i titolari, alla fine, lo sappiamo, quest'anno saranno Bonucci e de Ligt. Chiellini non avrà la possibilità di reggere tutto l'anno a questo livello, poi magari sì, e sarò disposto a fare una statua in onore di Giorgio e del suo fisico che all'improvviso è diventato impeccabile. Però Giorgio Chiellini, ma lo sa anche lui, ma lo sa anche Allegri, ma lo sa anche la Juventus, fa 37 anni fra paio di settimane, tra un mesetto, e non è integro a livello fisico. È andata bene che in un mese sia riuscito a concentrare tutte le sue energie, ha avuto anche un piccolo problemino che l'ha tenuto lontano dal campo di gioco, e per fortuna che c'era Acerbi. Ecco, alla Juventus serve una roba di questo tipo. De Ligt è il numero uno, De Ligt nella Juve è il principale, è il titolare, è quello che non togli mai. È ovvio che dovessero esserci dei problemi anche per De Ligt, pensare di fare una coppia Chiellini e Bonucci non è male, ma Chiellini, ragazzi, un anno intero di partite ad alti livelli, Serie A, Coppa Italia, Champions League, Supercoppa, non le dura, è fisiologico, ripeto, sono felicissimo di sbagliarmi nel caso, ma non le dura. Io è dall'anno scorso che dico che sarebbe già anche ora iniziare a pensare a una coppia titolare per il post Chiellini e Bonucci. Ma Demiral anche in questa stagione ci ha dimostrato che al momento forse non è pronto e che la Juve forse non è disposta a investire su di lui il tempo necessario per. E quindi a questo punto o lo rendi titolare. Però se Allegri, Sarri, Pirlo, Mancini hanno detto che con tutti gli altri difensori che ci sono sempre stati, se stanno bene Chiellini e Bonucci giocano, e va bene, ripeto, c'è l'incognita De Ligt che è il titolare, tutti quelli che vengano dietro, che sono Acerbi, Bastoni, Benatia, Demiral, tutti i giocatori che hanno fatto Rugani, hanno fatto l'alternativa, no? A questa coppia titolare, solo De Ligt è riuscito a dire tu giochi. Poi non è escluso eventualmente una difesa 3, cosa che vedo abbastanza improbabile, però immaginare la difesa 3, De Ligt, Chiellini, Bonucci, è super ok. Io lo so che voi state pensando a quella partita di Firenze in questo momento, in cui Pirlo va a improvvisare una difesa 3. Però Pirlo ha commesso tanti errori durante questa annata e questi errori l'hanno portato all'esonero, che è stato giusto e ne abbiamo già parlato tantissime volte. Allegri è un allenatore completamente diverso, è un allenatore esperto, rodato, li conosce, sa cosa vogliono, sa come farli rendere al meglio. Allegri queste cose le sa, ed è per questo che sono contento di avere ancora una volta Massimo, perché non vedo l'ora di sentirlo parlare. Ma la Juventus dovrà gestirli, e Chiellini dovrà essere intelligente ad accettare anche un ruolo di capitano non capitano, ok? Gli auguro di stare bene, gli auguro di giocarle tutte, ed eventualmente mi auguro davvero, eventualmente, per quanto non sia amante, di giocare con una difesa 3,
perché sarebbe allucinante una difesa 3 con quei tre lì. De Ligt diventa il Barzagli del 2021. Però sappiamo e dobbiamo essere consapevoli del fatto che non dureranno e che è andato il meglio lì. E scusatemi se la tiro fuori, ma devo dirla, è una roba che c'ho dentro da un po'. Juventini, ma ve ne siete accorti adesso che Chiellini e Bonucci erano due difensori forti? No, sul serio. Ve ne siete accorti oggi? Chiellini e Bonucci è dal primo anno di Conte che stanno giocando ad altissimi livelli e hanno avuto qualche momento di down, certo, come tutti i calciatori nel mondo. Questi ragazzi, è 10 anni che giocano a questi livelli qua. È 10 anni che giocano ad altissimi livelli. Ma dove siete stati fino ad oggi? Com'è possibile che degli juventini mi vengano a dire ma non sapevo che Chiellini e Bonucci potessero giocare così? Ma com'è possibile? Io capisco quelli che non tifano Juventus, capisco gli anti-juventini che per tutto il tempo hanno sempre detto vabbè io li odio e quindi li offendo a prescindere anche se non guardo le partite. Ed è il discorso che facevamo prima con Materazzi. Ma degli juventini come? Non riesco veramente a capire come possa essere plausibile questa cosa. E quindi godiamoci il fatto di poter vantare Chiellini e Bonucci nella Juventus, alla Juventus, simboli della Juventus. Giorgio Chiellini rinnova il prima possibile questo contratto e fai di tutto, non lo so, mettiti dentro delle capsule criogeniche. Se ti serve un ginocchio, se ti serve un tendine, telefonami, ti do i miei. Se il polpaccio ti fa male, me lo stacco, ti do il mio. Perché immaginarmi un Chiellini tutto l'anno, ripeto, credo che sia impossibile, ma è la cosa più bella che c'è nel mondo, secondo me, immaginarsi questa cosa qua. E quindi niente, festeggiamo tutti insieme, Giorgio Chiellini Ale, Leonardo Bonucci Ale, Juventus Ale, Max Allegri, facci capire come hai intenzione di giocare, perché sicuramente la Juventus ha del materiale tecnico e umano di grandissimo livello. Secondo me, manca qualcosina, nel senso che bisogna capire, punto interrogativo, Demiral, che cosa si vuol fare, e Giorgio effettivamente dovrà essere poi il quarto a questo punto. Se sta bene, è il primo. Ancora una volta c'è poco da fare, e lo stesso Pirlo ce l'ha fatto vedere, quando c'erano sia Bonucci che Chiellini, che Demiral che De Ligt, la coppia titolare era Chiellini e De Ligt. Nonostante quest'anno non sia stata ad altissimi livelli, ma quasi tutta la Juve non è stata ad alti livelli, e quello è un problema di gestione tecnica, che è stato risolto, nel senso che è stato allontanato Pirlo, è stato messo Allegri. Però bisogna vedere tutto il resto. Sulla carta, se ce li ho tutti le esposizioni devo scegliere, Chiellini e De Ligt è la coppia migliore. E ripeto, se poi riesco a inventarmi una difesa 3, con Cuadrado da una parte magari, alto, bisogna capire a sinistra che potrebbe esserci benissimo Federico Chiesa, centrocampo ancora un grandissimo punto interrogativo, e davanti Ronaldo Dybala. Allora, cosa cazzo facciamo qua? Dateci delle notizie.